Cristiani e musulmani vivono insieme, ma c'è come un vetro che li separa, camminano fianco a fianco, studiano, lavorano insieme, ma c'è un vetro trasparente, come ci si conosce in profondità, oltre gli stereotipi, come convivere con un'immagine di Islam violento e intollerante. Il DNA accogliente dell'Italia si sta esaurendo, la paura governa i nostri incontri con gli italiani, i non italiani, alla luce dei recenti fatti di Parigi, che la nostra anche Val Vibrata, non solo l'Europa e l'Italia, stanno vivendo una sorta di paura collettiva, anche inespressa. Dunque domande dirette, provocazioni, risposte asciutte, proveremo anche a scalfire il muro del pregiudizio e riportare con i numeri, testimonianze e azioni della società civile, dunque il reale senso di pericolo e sicurezza e giustamente anche l'apporto dell'Islam alla nostra Italia, all'Abruzzo, a Teramo e alla nostra Val Vibrata. Bentornati all'Approdo, alla quarta puntata dell'Approdo. Vado subito a colloquiare, a presentare gli ospiti in rigoroso ordine alfabetico. Mustafa Bastami, portavoce della comunità islamica in Abruzzo. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi. Accanto a lui Gian Donato Morra, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alleanza Buonasera. Nazionale. Buonasera. E poi vado a presentare Mahmoud Tosson, che è responsabile regionale del Partito Democratico per le politiche dell'immigrazione. Buonasera. Buonasera. E poi accanto a lui un ex parlamentare, Serafino Pulcini. Buonasera. Buonasera. Bene, dopo questa presentazione direi che è il caso subito di lanciare questa scheda del nostro direttore Walter Cori, che introduce anche diversi argomenti. Vediamo. La normalità impone il rispetto del prossimo, anche se spessissimo i fatti di cronaca che non hanno etichette cattoliche o musulmane la sovrastano, annientandola. Entrano in gioco una moltitudine di fattori, dall'essere relativamente normali alla povertà e alla disperazione di gente comune, anche occidentale, di popoli con alte percentuali di estremismo anche religioso o abbandonati al terzo mondo. Ci sono colpevoli? Il mondo occidentale, quello ricco, ha i suoi colpevoli. La politica di governi sbagliati e spendaccioni di più lustri, con tanti ladroni ad esempio, e in questo l'Italia è in zona podio, se non nel gradino più alto del podio. Per insensibilità al sociale e al futuro della gente e soprattutto al presente delle fasce più deboli, mali questi tipicamente occidentali. Siamo noi stessi comuni mortali i primi a patirne le conseguenze e ci vorrà del tempo che non riusciremo a consumare noi di questa generazione per sperare di sorridere ancora almeno un po'. Non è meno colpevole il fondamentalismo islamista, che nasce quasi un secolo or sono come movimento religioso a difesa del Corano e di diverse ideologie, secondo le quali l'Islam deve essere la sola a guidare la vita politica e di tutti. Intanto l'Occidente si globalizza, in un mondo sempre più globalizzato, che piace alla politica economicamente forte, ma non piace a tutti, non piace ai Black Bloc, o ai centri sociali, ad esempio, che non sono milioni di unità, ma che oggi ricordano i numeri degli islamisti che erano poco più di 500.000, per poi diventare milioni con la loro cultura violenta, è vero, ma che è stata ed è anche non violenta. Oggi l'Occidente approccia alla vita in maniera molto articolata. Sono sempre più numerosi coloro che si sono abituati a viverla alla giornata, a dispetto di altri che qualche problema devono crearselo a prescindere. Il mondo islamista invece continua ad enfatizzare un concetto esattamente opposto, nel quale l'unità e la loro difesa sono prioritarie ad ogni altra cosa, pur nelle diverse scuole e correnti di pensiero. Un dato però va rimarcato e forse anche ponderato: quasi un quarto della popolazione mondiale è musulmana. Sono due mondi completamente diversi, quindi, ma che un comun denominatore ce l'hanno di sicuro: restano entrambi lontanissimi dai problemi degli altri, della povertà complessiva e della morte per denutrimento, ad esempio, di 26.000 bambini al giorno nel pianeta Terra.
Sommate le morti di più tsunami delle Torri Gemelle e di qualche tragico sisma sparso qua e là nel mondo e registreremmo dei dati neanche vicini alle 26.000 morti giornaliere di bambini per fame. 26.000 bambini al mondo muoiono ogni giorno di fame. Allora, basta con classificazioni elementari nelle quali ci sono i popoli buoni e quelli cattivi. Il mondo dovrebbe saper dare altre risposte, non meno impattanti delle tragedie anche ultime, che tali restano e per le quali il pollice resterà comunque sempre verso. Mai più, pertanto, fare di tutta erba un fascio, senza che a nessuno sfiori l'idea che vada sminuita la tragicità di una sola morte, qualunque essa sia stata. Dialogare è impossibile? Forse no. Essere tolleranti? Forse sì. Si richiedono comunque sensibilità e culture più moderne, comunque diverse, questo sì. L'auspicata inversione di tendenza probabilmente è lontana da venire, ma il presente è troppo variegato per pensare a difendersi attaccando, perché è sbagliato. Servizio insomma abbastanza ricco di spunti e elementi, basta con le classificazioni elementari, il mondo non può essere diviso tra buoni e cattivi, perché oggi il titolo è la sicurezza tra paure e tolleranza, ma il sottotitolo di questa trasmissione è un dialogo obiettivo ai tempi dell'ISIS e del terrorismo. Io comincerei proprio con la presenza importante dell'imam di Teramo, Mustafa Bastami. Buonasera. Sicurezza tra paure e tolleranza. Dopo quello che è successo ovviamente non si può parlare di altro, ma il dialogo rimane sempre l'unica strada percorribile per giungere ad una pacifica convivenza tra i diversi popoli. Io tra l'altro comunque vorrei dire che cioè, in questo servizio, breve servizio che abbiamo visto, comunque ci sono anche delle cose che richiamano l'attenzione un po' per riflettere. L'Islam deve essere l'unico a comandare, ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Sta scritto da nessuna parte. L'Islam, che io ricordo sempre che era in Iraq, c'erano cristiani, yazidi, musulmani, sciiti, ebrei, in Egitto lo stesso, in Marocco, in diversi, in Libano, in diversi paesi ci sono sempre stati queste diversità, ma non, nessuno ha detto che l'Islam deve sovrastare, deve comandare, deve avere il controllo di tutto. Insomma, magari si faceva riferimento magari a un particolare gruppo insomma di islamisti, poi sono stati definiti non islamici, dunque magari quelli che proprio tendono a fare della fede un potere temporale, ecco, in questo senso. Ma sì, l'ha detto una frangia, un certo gruppo, però si dà ascolto a quello, non si dà ascolto a quello che dice la maggioranza, quindi questo anche secondo me non va tanto bene così. E quindi la maggioranza dei musulmani in tutto il mondo non è per la violenza, non è per lo scontro, ma basta solo aprire il libro sacro dell'Islam e andare lì e si trovano tantissimi passaggi dove c'è invito proprio all'amicizia, all'accoglienza e al vivere in pace tra le persone, insomma. Tra l'altro ieri c'è stata anche una commemorazione a Teramo per i fatti di Parigi, ecco, Gian Donato Morra annuisce perché abito a Teramo. Sapeva, ovviamente, magari avrà anche visto la commemorazione, quindi ha apprezzato questa commemorazione. Magari riusciamo anche a trovare qualche foto. Su che idea ti sei fatto di quanto accaduto comunque in questi giorni? È passata solamente una settimana, 8 giorni, dei fatti di Parigi. L'idea è quella di una grande preoccupazione per
un conflitto diverso per quello che Papa Francesco ha definito la terza guerra mondiale a compartimenti stagni, quindi una grande preoccupazione. Però tornerei un attimo proprio sulla manifestazione di ieri a Teramo delle comunità islamiche, proprio a Teramo, per dire che anche temporaneamente ha anticipato quella che è la grande manifestazione di domani, non nel mio nome, che credo tutti aspettiamo con grande afflato, proprio con grande partecipazione, perché credo che il messaggio forte della comunità islamica. Della comunità islamica sia il segnale più forte politicamente parlando, perché, ripeto, io non considero queste persone diciamo una frangia deviata di una religione, ma credo che dietro questo, magari ne parleremo nel prosieguo, ci siano tanti interessi che possono essere economici, altri. Però la manifestazione di Teramo ed alcune dichiarazioni chiamano anche alla sobrietà tutte le forze politiche italiane ed europee, perché ieri l'imam, le persone che sono state in questa cosa, hanno fatto delle dichiarazioni di tolleranza, di cose, di distacco da queste cose, addirittura con delle frasi che addirittura c'erano dei ragazzi che hanno la fede religiosa islamica, l'ho letto sul giornale, io non c'ero, ma perché ero in un'udienza penale, se no mi sarei affacciato, naturalmente facevo l'avvocato, non ero l'imputato, mi sarei affacciato anche per dare il mio contributo. Una cosa bellissima, alcuni ragazzi hanno detto: noi viviamo qua, andiamo a scuola qua, e qualcuno di loro addirittura voleva dire se è possibile io voglio far parte anche dell'esercito italiano. Altro che integrazione, cioè bisogna partire, e in questo caso vi ringrazio, da Teramo, perché in questo caso è successo a Teramo, sicuramente è frutto di tutta una condivisione della comunità, per dire che si parte da qua. Voglio dire, poi la sicurezza, anche per fare interventi brevi. La sicurezza, ci sono due tipi di sicurezza, quella che bisogna trasmettere ai cittadini tutti, in Italia il cittadino chi ci vive, cittadini italiani, cattolici, musulmani, buddisti, laici, perché quando sparano in un bar mica ti chiedono dove sei andato a messa o se sei stato in moschea, uccidono chiunque negli attentati. La sicurezza è quella dei cittadini che giustamente si preoccupano, certo, una cosa, e riguarda poi le forze dell'ordine, le forze politiche istituzionali, la maggioranza, tutte le varie istituzioni. Però ripeto, un'analisi anche di quella che, magari lo facciamo dopo, di quella che è una certa antropologia di questi soggetti, perché sennò la banalizzazione. Concludo con una frase: se si intervista un italiano mentre si sta scappando per un allarme bomba a Milano e intervista chiunque, e certo, gli si addita una persona vestita in maniera diversa, la risposta non può essere che quella di preoccupazione, agitazione, concitazione. Certo, forse anche a distanza di qualche giorno, magari, sì, poi abbiamo da mostrare un video proprio sulla risposta. Però io credo che la sicurezza, il controllo del territorio e altre cose debbano essere veicolate da grande sobrietà e da piedi per terra. E in questo momento anche la politica non può pensare di fare solo distinguo, perché c'è un momento di attacco all'Italia, al mondo intero, forse è il caso che vengano fuori le migliori energie e forse anche le migliori moralità. Io lo dico perché magari uno si aspetta che, essendo un esponente di destra, io debba dire delle cose chissà quali. Io sono un cittadino italiano, ho la mia fede cattolica, ma certo, voglio dire, sono un padre, sono un marito, e credo che tutti dobbiamo ragionare oggi, dando il meglio di noi oggi stessi, cercheremo non di non fare speculando politicamente, che sarebbe ridicolo. Perdona, ma oggi cercheremo di non fare classificazioni elementari. Tosson, insomma. Ma io condivido quello che dici, nel senso che oggi, soprattutto per chi ha la responsabilità politica, è una responsabilità molto delicata, e se va in quella direzione che ha già espresso lui, io penso che è positiva, è possibile anche, ma secondo me non dialogo. Ci sono altre prospettive, perché oggi richiede una unità di intenti e di valori. Oggi l'attacco non è tra Islam e Occidente o Cristianesimo, oggi c'è un mondo intero con i suoi valori plurali, variegati, è attaccato da un gruppo composto da, non so, 10, 20, 30 mila persone, che sono sempre una minoranza molto esigua di fronte a una umanità così importante, che stanno attaccando i nostri valori. Allora
non è tra orienti, occidenti, cristiani, ma tra noi tutti. Ma valori intesi come democrazia. Democrazia, rispetto dell'individuo, rispetto della libertà, rispetto della pluralità, contro questi mistificatori che hanno preso in prigione la scusa della fede. L'etichetta per portare avanti un loro disegno criminale. Pulcini, tutto questo discorso, insomma, di questo dialogo tra di noi, comunque riallacciandoci a questi fatti di Parigi, dopo una settimana, insomma, un tuo commento a freddo su quanto sta avvenendo. È chiaro, e anche troppo a freddo, perché poi tutti i giorni è chiaro in realtà che emotivamente cose. Siamo tutti quanti coinvolti e forse non riusciamo a volte ad essere nemmeno sereni. Io però credo che l'uomo debba andare alla ricerca della verità, ed io invito e mi impegno per questo. Che cosa vuol dire? Prendo la frase che era indicata, l'ultima frase che era indicata nel servizio di Walter Cori: ci sono tanti soldi a disposizione per le guerre e non ci sono soldi per la fame. Questa è una frase alla quale noi dovremmo riflettere. Cosa che ha ricordato anche Papa Francesco, tra l'altro. Sì, però io vorrei dire, vorrei lanciare questo input, questo ragionamento su questa questione. Io credo che la causa di tutti i mali del mondo derivi proprio dal denaro, il quale è strumento nelle mani di pochi, e aggiungo una provocazione: gli uomini di Stato, il nostro Renzi, Merkel, Hollande e quelli degli altri stati del mondo, purtroppo, secondo me, non comandano nulla, non hanno nessun potere rispetto a questo. Praticamente, se noi consideriamo che tutti gli stati del mondo hanno il famoso debito pubblico di cui i creditori sono i privati, sono loro che fanno le politiche. Ora, nel fare queste politiche, spesso, secondo me, utilizzano le diverse dialettiche che stanno nella società, gli estremismi, lì vengono, secondo me, questa parte dell'Islam che oggi si manifesta facendo queste cose cruente contro la vita, secondo me sono strumento di questo potere, di questo grande potere del denaro. Come lo fu nel passato il terrorismo nel nostro piccolo in Italia, le Brigate Rosse, gli estremismi sono stati anche allora strumento di questo potere. Ora, secondo me va fatta dovremmo discutere su questo per ricercare veramente la verità, se questo che io dico o pongo al centro dell'attenzione è vero oppure non lo è. Io ritengo che ciò sia, e quindi se gli stati o i capi di stato dell'Europa, lo stesso Obama, che sarebbe il presidente, diciamo, della nazione più potente al mondo, secondo me è vittima anche lui di questo grande potere che domina il mondo, e secondo me noi diciamo, forse non ci possiamo fare nulla, però ragioniamoci sopra, perché la diffusione delle idee giuste che tendono verso la verità un domani potranno essere la strada per la risoluzione del problema. Un'analisi perfetta, quella che ha fatto l'ex onorevole e della Repubblica Italiana Pulcini, una strada che porta a un dialogo obiettivo, insomma, come detto nel sottotitolo, ai tempi dell'ISIS, perché così, ahimè, esiste questo fantomatico Stato Islamico e del terrorismo. Ma voi pensate che l'italiano medio riesca a percepire adesso tutto questo che stiamo dicendo? Io mostro un video tratto dai colleghi
preso da Repubblica.it, con i colleghi di Repubblica che si sono mascherati, due cronisti hanno prodotto questo che andiamo a vedere. Perché andava a fare la guerrigliera, ma butta del genere. Questo eravamo a Milano, come avete potuto vedere. Città sensibile. Città molto sensibile, vabbè, penso sensibile che... Sensibile dal punto di vista... Comunque, penso che, al di là del fatto che non abbiamo nulla contro i milanesi, penso che magari, anche se l'avessero fatto a Roma, probabilmente, un po' a tutte le parti d'Italia, sono i commenti un po'... a freddo, diciamo, di una parte di italiani, ovviamente, però magari... Dipingerli così, anche questo è sbagliato, perché io, vivendo questi giorni, nonostante, diciamo, diverse posizioni un po' dure nei confronti di questa fase storica, però ho visto che c'è molta gente consapevole di tutto questo, è emersa anche una certa sensibilità verso questi problemi, che sono molto maturi, perché la società italiana è un po' tutto, c'è questo, ma c'è anche molta consapevolezza. C'è consapevolezza, Gian Donato? Ma sì, perché credo che il momento peggiore della espressione proprio di preoccupazione e di virulenza, noi in Italia l'abbiamo in alcuni talk show che pensano che dall'alzata dei toni poi si possa fare un audience a favore di uno e l'altro, e basta vedere poi gli interventi esterni che sono volutamente creati per creare animosità. Però, quella frase da un punto di vista antropologico... Vabbè, voglio dire, la mamma dei cretini è sempre incinta, cioè come l'ha detto un italiano, l'ho sentito dire anche a un non italiano che abitava in una periferia di Roma, cioè non per quello queste due persone devono essere, ci sono delle persone che sono deputate a risolvere la vita degli altri, perché non è così, il semplice cittadino ha diritto alla sicurezza, diritto alla sua libertà, gli altri però sono poi gli stati, le istituzioni, le forze dell'ordine a dover garantire quello status quo di democrazia a cui tutti tendiamo. Quindi voglio dire, sì, è importante, però non sono quelle persone che poi faranno il front office in un momento di scontro, andranno a salvare le persone. Quelle sono le persone che si spera che non vengano colpite come tutti noi da queste cose. Però la preoccupazione, la paura c'è, però quella non fa la soluzione. La paura è un sentimento. La paura è un sentimento che hanno tutti. È umano, quello che voglio... anche nobile, ma io non va assolutamente. Quello che volevo dire è solo questo. Dobbiamo dare anche a queste persone, magari poi intervengo dopo su questo che mi piace essere breve, anche delle certezze,
Cioè, qual è la coalizione europea mondiale? Quali sono le contraddizioni? Perché alla gente non gli possiamo dire sono tutti bravi, arrivano, non arriva John Wayne qui per risolvere le problematiche. Ci sono problematiche. Il problema immigrazione, per esempio. Sì, dobbiamo parlare anche di questo, però il dobbiamo anche tuo segretario porta in giro, insomma, questa problematica in giro. Questa è una mia provocazione. Io non ho segretario. Forse una segretaria. Una segretaria, va bene. Credo che sia un uomo pensante. E sono più grande, sono 56 anni e faccio parte dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, dove le mie posizioni di destra moderata e cattolica le faccio valere. Però credo che il mio segretario sia forte nei valori, forte nella richiesta di sicurezza, ma non abbia quei picchi di estremismo o di virulenza che hanno altri soggetti. Devo chiamare la pubblicità, rientriamo, poi sentiremo anche perché c'era l'imam che voleva anche intervenire su questo argomento. Prima la pubblicità. Ben rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Allora, stavamo parlando di dialogo e tolleranza nella prima parte della nostra trasmissione, oggi tutta dedicata alla sicurezza, tra paura e tolleranza, dopo i fatti, insomma, di Parigi, un dialogo obiettivo ai tempi dell'ISIS, ahimè, e del terrorismo, non solo di matrice islamista, diciamo così, non usiamo solo questo termine, con Mustafa, che è l'imam di Teramo, che è il portavoce della comunità islamica, che forse voleva abruzzese, tra l'altro, che voleva intervenire anche su questo video, tra l'altro preso dai colleghi che hanno realizzato i colleghi di Repubblica.it. Sì. Io ovviamente dopo quello che è successo capisco certe reazioni, però io penso, visto anche il tempo, la parte della mia vita che ho passato qui in Italia, quello che ho visto e ho sentito, molte di queste persone purtroppo sono vittime di una certa informazione, un certo tipo di passare le informazioni, i bombardamenti di informazioni, di certe espressioni, certi nomi che vedono e sentono, cioè fanno sì che queste persone non si sentano più sicuri e poi insomma queste esclamazioni, queste frasi che noi abbiamo letto, sentito, tutto è dovuto anche, cioè, ripeto, oltre alla insicurezza che si sta diffondendo, anche a questi insomma un certo tipo di giornalismo che condiziona un po' le scelte delle persone, condiziona un po' anche il modo di vedere, il modo di interpretare. Perdonami, voi avete una moschea, non abbiamo ricordato che c'è una moschea che è la più grande, se non sbaglio, in provincia di Teramo, a Villa Camera, quella di Campli, a Villa Camera. Allora, si può chiamare una moschea, ma non è una moschea, perché è una moschea, è un luogo dove la comunità si incontra, si aggrega e prega, però moschea nel vero senso della parola qua non c'è. E ti è capitato in questi giorni di incontrare o altre magari persone, insomma, della vostra comunità, incontrare persone e avere quel tipo di sentirsi dire magari proprio, guardate, c'è l'ISIS, questo genere di battute. C'è il lupo nero. No, per fortuna. Magari perché non andate, magari perché andate in abiti borghesi. Sì, forse per quello. No, io ho anche un piccolo aneddoto. Lo scorso mese di Ramadan, noi durante il mese di Ramadan le sere ci dobbiamo trovare per le preghiere. Io andavo vestito, insomma, tra virgolette in uniforme, no? Un vestito bianco lungo e un cappello bianco sulla testa. Allora dei ragazzi, guardando da una finestra, uno ha detto Papa Francesco, l'altro ha detto no, l'ISIS. No, per fortuna, ripeto, a parte questo, insomma, sono dei ragazzini, non abbiamo, insomma, notato nessun cambiamento nel comportamento dei nostri amici abruzzesi, colleghi di lavoro. Anzi, io, come ho detto ieri, ho ricevuto tantissimi messaggi SMS, tantissimi messaggi su email o anche su WhatsApp di solidarietà da parte di
amici cristiani, italiani, anche da fuori dell'Abruzzo. Quindi sono ci conoscono, sanno chi siamo, sanno come lavoriamo, che cosa, insomma, il nostro campo di azione nel volontariato di cui ci occupiamo, e quindi ci hanno espresso solidarietà e vicinanza in questo momento un po' brutto. Certo, Pulcini, prima hai già inserito dei discorsi quasi di geopolitica, no? Sì. Le colpe dell'Occidente, insomma, su quanto sta avvenendo, c'era anche nella scheda di Walter Cori tutto ciò. Che idea comunque ti sei fatto di quello che sta avvenendo a livello proprio... Io vorrei intanto che fossimo un po' più precisi, e che il principio che ho espresso, che purtroppo noi abbiamo le mani legate, i nostri capi di Stato hanno le mani legate per via della questione del denaro, e vi devo aggiungere un altro elemento che sarebbe opportuno discutere, anche perché questo argomento nasce da Teramo, da parte del professor Auriti. Le banche? Ma guardi, più che la questione delle banche, c'è un problema grosso. Parlavamo del denaro che guida il mondo, e c'è questo dato che bisogna recepire, è che se questo denaro fosse finito nelle mani di pochi per ragioni di lavoro, no? Come dice la nostra Costituzione, la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro e non più perché è fondata sul denaro e sull'usura, allora sì, questo accumulo viene fatto tramite una truffa colossale, colossale, che viene fatta attraverso l'emissione monetaria delle banche centrali. Questo è il dato, perché non c'è nessun uomo al mondo che può diventare così potente se non, tra virgolette, ruba proprio all'intera umanità. Oggi è avvenuto, poi naturalmente la questione immigrazione purtroppo crea delle tensioni nella popolazione. Questa cosa va compresa, voglio dire, va compresa come problematica, perché come facciamo noi a capire? E anche qui secondo me dobbiamo andare alla ricerca della verità. Io ritengo che chi sostiene nella dialettica quotidiana la questione dell'accoglienza sfonde una porta aperta su tutti. Cioè, io, come si fa a dire che non si debba accogliere una persona in difficoltà? Per me non se ne dovrebbe nemmeno discutere, ma poniamoci però una domanda: perché queste persone sono costrette a partire? Io dico, sono costrette a partire, ed è una emigrazione forzata. Perché in Siria c'è la guerra in questo momento. Allora, però non ci dobbiamo fermare a dire, siccome c'è la guerra dobbiamo andare oltre. Perché c'è la guerra? Chi è che causa queste cose? Ha degli interessi. Oggi c'è stato, volevo dire prima, in Mali questo nuovo attacco e così via. Il Mali sta in una zona dell'Africa che è una degli stati più ricchi di risorse naturali dell'Africa. Tra l'altro ex colonia francese. Eppure, ha una popolazione forse la più povera del mondo. Vicino a lì, vorrei ricordarlo qui, c'è un altro stato, il Burkina Faso. Nel 1987, non so se voi ve lo ricordate, il capo di stato del Burkina Faso è stato un certo Thomas Sankara, ucciso all'età di 38 anni, il quale cominciò con la sua azione politica di rendere dignità a quello stato, riprendendosi, come dire, la sovranità monetaria, ma soprattutto, come diceva lui, vivendo di Africa. Il popolo africano deve vivere di Africa e non essere vittima del denaro. Fece questo ragionamento sostenendo che il debito pubblico suo e di tutti gli stati africani del mondo era un debito detestabile e che non si doveva pagare. Io sono pienamente d'accordo che avesse ragione, perché il debito pubblico è un furto che viene commesso nei confronti di tutti gli stati del mondo, e quindi lui aveva ragione. Purtroppo, quando è tornato da quell'incontro fatto, da quel discorso fatto all'ONU, quando è tornato nel suo paese, pochi giorni dopo lo hanno ucciso.
su queste cose. Sono cose giuste inserite in un'ottica di disamina del mondo, di geopolitica. Qui non c'è una rivolta contro l'Occidente, dei popoli oppressi o di chi ha fame. Qua non è quello il problema, anche se questi problemi esistono, ci sono le colpe dell'Occidente, così come ci sono le colpe di molti stati sunniti, sauditi e altro. Il problema è un altro, altrimenti ci allontaniamo. In questo momento c'è tre punti. L'ISIS si sta finanziando con i proventi del petrolio, perché i pozzi di petrolio sono stati requisiti dall'ISIS e li stanno vendendo ad imprenditori. A qualcuno. A qualcuno. Ad imprenditori, sicuramente anche europei, anche italiani, americani e così. E quindi c'è questa dicotomia incredibile su una forza di guerra, su una minoranza. No, allo stesso Assad, tra sì, l'altro. Una forza di guerra che Assad. Si sta finanziando e ogni giorno. Il cosiddetto ISIS è stata sì, sì. La salvezza. Sì, 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 ma il primo fautore, il primo avvantaggiato dell'ISIS è proprio Assad. Ci sono questi problemi. Di concerto a questa forza economica che stanno sempre assumendo, ci sta tutto il problema di chi li fornisce di armi, c'è tutto il problema di tutto quello che è stato l'intervento strumentale. Cioè, parliamo della coalizione, ora si parla di una grande coalizione che deve dare una risposta militare, di finanziamento, le varie sfaccettature. Anche se non si parla di coalizione NATO. La coalizione, quello che dobbiamo dire noi è questo, no, non si parla di coalizione NATO. Quello che bisogna dire però, questa coalizione non è una somma di forze militari, deve essere una somma di un'idea condivisa su quello che andava a fare. Ad esempio dicevano benissimo, io magari non seguo i talk show, ma leggo più che altro quelli che sono gli studi di grandi pensatori, di Bernard Henri Lévy ed altre cose, da esperti del settore, ma noi abbiamo la Russia che vuole intervenire, però vuol conservare Assad. Alcuni paesi arabi che magari hanno un'altra idea. C'è il problema, che è un problema nostro, più che un problema, è un problema perché la Turchia, c'è il discorso di facente parte dell'Europa, la Turchia ha solo l'unico problema di combattere i curdi. Se non ci fosse stato il problema interno fra turchi e curdi, probabilmente la politica estera sarebbe stata diversa. E l'ultima cosa, quello che bisogna far capire alle persone è questo. In questo momento, poi parliamo di immigrazione e di altro, noi abbiamo scoperto che nel terzo millennio ci sono nuove tecnologie di guerra, di comunicazione. È stato dimostrato che questi terroristi, perché sono terroristi, a me non interessa di che religione sono, perché sono dei terroristi come ci sono stati altri terroristi in altri settori, comunicano in una maniera tramite la rete che dopo la comunicazione, entro 3-5 secondi, non si può più ritrovare traccia nella rete, quindi il grande occhio americano o Esalon, così come lo chiamano, non esiste in questo. Riescono a trasmettersi messaggi di guerra tramite le PlayStation. Quindi sono terroristi del terzo millennio, sono 3.0, sito solo. Quindi va creato un sistema nuovo, terzo millennio, certo. Non è soltanto un passare degli anni, ma è un'evoluzione della sicurezza, della protezione, certo. Tutte queste cose io qua. Io credo che sei nato in Libano, conosci la Siria, conosci le questioni politiche e quello che c'è dietro, forse veramente meglio allora, di tutti. Noi dobbiamo cogliere l'occasione di oggi per spiegare anche con parole molto semplici ai nostri ascoltatori, prima di tutto che cos'è questo ISIS, che è sbagliato anche il nome, esatto. Perché si chiama Islamic State. Stato islamico. Attenzione, il passaggio da ISIS a IS è un passaggio importante, perché prima è nato come ISIS, praticamente lo Stato islamico di Siria e Sham, non Siria, Bilad al-Sham, che è la Siria storica. Poi il passo successivo è stato di dire lo Stato islamico. Praticamente, nonostante la territorialità conquistata, l'intenzione era quella di andare oltre quella territorialità conquistata per dire io oggi devo rappresentare attraverso le mie azioni tutto quello che è mondo islamico. Ecco perché è sbagliato dire ISIS oggi, ma bisogna dire Islamic State. Come è nato? È nato sempre dalle solite sciagure che sono state commesse a partire dall'Afghanistan,
da come è nata Al-Qaeda, dell'intervento americano. Quindi un anno fondamentale, lo stavamo dicendo 79, prima, durante la Russia, è il 1979. Poi lo sciagurato intervento in Iraq, che ha frantumato un paese dove c'era un dittatore sanguinario, che è stato eliminato, ma è stato eliminato anche la struttura statale, e di conseguenza anno dopo cercato di, attraverso le politiche sbagliate di un certo primo ministro iracheno che si chiamava Al-Maliki, con appoggio degli americani che erano presenti e sono ancora presenti, a scapito della comunità sunnita che era, diciamo, che governava realmente il paese. L'ISIS è nato in seno a quel malcontento che si è creato, ha trovato terreno, perché come si fa a capire, a comprendere che un gruppo di sciagurati sono riusciti nell'arco di un mese a conquistare una parte importante dell'Iraq? Ma chi erano realmente? Erano ex ufficiali dell'esercito iracheno, ex appartenenti al partito Al-Bas, che era al potere in Iraq, e da lì è partito, da lì si è espanso in Siria, sempre sull'onda del malcontento di una comunità sunnita che si è vista in qualche modo messa fuori, un po' schiacciata, perché schiacciata. A un certo punto sono emersi, ecco perché, sono emersi, tra l'altro, ma fare queste analisi ci sono porta, emersi gli sciiti da un certo punto, ma i sciiti sono emersi dall'arrivo di Khomeini in Iran, che attraverso la scusa dello sceismo, della difesa dei sciiti, non è altro che una politica persiana nei confronti di tutto. Perché ho fatto questa premessa? Per capire dopo, e tornando al discorso di prima, come bisogna intervenire veramente, bombardando soltanto? Cioè, bombardando risolviamo? Se questa è la soluzione, non abbiamo capito nulla. Non abbiamo capito nulla, è perché da 30 anni che si bombarda. Vedete la Libia, che è successo? C'è un buco enorme, un vuoto di potere, che è stato perché il signor Sarkozy non vedeva l'ora di andare a bombardare. Abbiamo eliminato un dittatore, ma qual è stata l'alternativa? Ecco perché è importante oggi, e ha ragione Renzi, detto da un non renziano, che non lo sei mai stato, possiamo testimoniare, non sei mai stato renziano. Però io sono obiettivo, lui oggi si sta muovendo con molta prudenza, con molta maturità su questo terreno molto difficile e complicato. È chiaro che la risposta francese iniziale è stata una risposta di rabbia, comprensibile, però è sufficiente la rabbia, è sufficiente il bombardamento a risolvere a fondo il problema? No, occorre una visione. Probabilmente si sta sbagliando. Occorre una strategia, dici, per veramente isolare e diciamo mettere in difficoltà questo gruppo, e si può fare, perché basta aiutare chi è sul campo da 3-4 anni, sta combattendo contro loro, che non gli hanno dato nulla per poterli combattere. Non serve intervento di terra. Anzi, da parte quelli li stanno bombardando adesso. Che li bombardano. La Russia non bombarda l'ISIS, bombarda altri. E questo la bisogna, vera opposizione bisogna chiarirlo, sì. Questo. No, poi, ma chiarito il fatto che in realtà 4-5 anni poi, fa è iniziato. Poi, se vogliamo in veramente essere una giusti, sorta di genocidio anche del popolo se vogliamo, siriano. Da se parte vogliamo del essere suo giusti, se vogliamo essere giusti, alla radice di tutto questo, se non si risolve la questione palestinese e il conflitto arabo-israeliano, non arriveremo a nessuna pace in Medio Oriente, e questo deve essere chiaro. Infatti, c'è chi dice, è proprio reale quello che dice, perché a fianco di questo attacco ISIS e gli attentati, poi c'è la parte che io dico laterale, che sono questa guerra dei coltelli e risposte, certo, cruente, perché lì è un problema irrisolto ormai da 30 anni. L'unica cosa che forse, per far comprendere ai telespettatori, va aggiunta, che l'analisi della complessità del mondo, il mondo islamico, va studiato per capire quel, abbiamo parlato di sunniti, abbiamo parlato di tante cose, c'è tutto il problema del rapporto con i salafiti, cioè la cosa è complessa e bisogna studiarla, perché se si parla di queste cose senza approfondirle si dicono delle cose, chi sono i wahhabiti, sì, come sì, è nato il bisogna movimento wahhabita, bisogna capire tutto come quello, ci sono come due ha cose influenzato, dico, anche le scelte di tutto questo, l'Arabia Saudita, a fianco di tutto sappiamo questo, di tutto ciò dove stia, a fianco di tutto questo premettiamo due cose. Il provvedimento del governo, guarda caso, quindi non dico cose strane,
ha avuto l'astensione di alcuni partiti di opposizione, ma ha avuto il voto favorevole di Fratelli d'Italia, anche se sono pochi, hanno votato determinate cose su un approccio in questo momento del governo. La Lega si è astenuta, il Movimento 5 Stelle ha votato contro, Forza Italia, ma mi consente una battuta, voglio dire, Forza Italia, ancora pregna del patto del Nazareno, ha votato subito a favore. Magari rimarcare politicamente quella che è stata una posizione sobria della mia segretaria, voglio dire, è stato questo. Però quello che voglio dire è questo: tutto è importante. Un'altra analisi sociologica, antropologica va fatto. Questi attacchi non vengono da persone che arrivano in Italia o vanno a Bruxelles o vanno a Parigi, sono degli indigeni, sono la terza generazione, quindi una parte di questa attenzione va, di queste cose bisogna parlare. Ci sarà anche uno che magari è passato tramite la Grecia, il passaporto, adesso in questo momento si sta facendo di più. E torniamo al discorso del banlieue e di quello che c'è il disagio nelle periferie. Le banlieue dicono che sono anni, qualche anno, che hanno iniziato a fare finanziamenti, a renderle vivibili. E io dico che noi abbiamo anche noi le banlieue, non c'è bisogno solo di andare a Roma e Milano, ci sono dei quartieri di Pescara, dei quartieri anche in Abruzzo che sono disagiati e sono dei ghetti, indipendentemente dalla fede delle persone che ci abitano. Però questi attacchi vengono da figli dell'Europa, perché la seconda generazione sono nati in Europa tutti questi, e che ci saranno, va esaminato questo problema. C'è il problema del Medio Oriente, poi diciamo una cosa: l'immigrazione è un problema sì del mondo islamico, ma noi abbiamo avuto già altre immigrazioni e continuano anche le stesse, perché molti immigrati che vengono dall'Africa sono anche di fede cattolica, e non è che la gente, quando ha paura del diverso, diciamo, distingue. Che la maggioranza sono soprattutto di fede cristiana, che vengono sia dal Sud America, dall'Africa, dall'est europeo. E dobbiamo dire che anche a livello di paura del diverso non si offendono le cose. Io faccio l'avvocato penalista, ma la maggiore criminalità, perché la sicurezza è riferita anche alla criminalità, in questo momento non lo stanno dando né gli immigrati di fede cattolica, magari né gli immigrati di fede, ma probabilmente una certa prima immigrazione di carattere balcanico, che si sta caratterizzando per molti reati. È statistica, non me ne vogliono, c'ho anche amici che vengono dai paesi dell'est Europa, però voglio dire, sappiamo tutti che alcuni reati purtroppo hanno una connotazione anche geografica. Il mondo è molto complesso. In questo momento c'è tanta paura, c'è davvero tanta paura in Italia, anche nelle Marche, anche in Abruzzo, si coglie, e poi si sta innalzando il livello di sicurezza, il protocollo, l'ha detto anche il ministro Alfano, si è passati al livello 2. Io avrei da mandare un'intervista realizzata con il prefetto di Teramo, che ci spiega in pratica quello che sta accadendo in questi giorni anche in provincia di Teramo. Andiamo in pubblicità, torniamo per l'ultima parte della trasmissione. Siamo con il prefetto di Teramo, Walter Crudo, parliamo anche dei recenti fatti di cronaca avvenuti in Francia. Quali misure di sicurezza ulteriori si stanno adottando in Italia, soprattutto in regione Abruzzo e ovviamente nel teramano? Ma gli atti terroristici già abbiamo avuto dei precedenti da gennaio e anche poi successivamente a marzo, e già a suo tempo erano state fatte delle riunioni, e noi abbiamo dei piani provinciali anche di sicurezza antiterroristica e naturalmente di individuazione di obiettivi sensibili. Quest'ultimo atto ha comportato un nuovo coordinamento tra le forze di polizia e verificare se gli obiettivi che già erano stati individuati in precedenza erano attuali, oppure naturalmente bisognava modificare qualcosa. Devo dire che finora il sistema che avevamo posto in essere già appunto da gennaio in poi è un sistema che al momento sta dando i suoi frutti, nel senso che non ci sono stati dei ritorni o un qualcosa che possono far pensare a effetti negativi.
Però il ministro degli interni, Angelino Alfano, insomma, ha dichiarato che siamo passati al livello 2 per quanto concerne questo protocollo di sicurezza. Possiamo spiegare meglio ai cittadini di cosa si tratta? Sì, il protocollo di sicurezza, il livello 2 è un elevamento del livello di sicurezza, una maggiore attenzione, quindi un maggior coordinamento degli organismi coinvolti verso determinati naturalmente siti che possono essere oggetto, diciamo, di attentati. Devo dire che comunque nell'ambito almeno della realtà del Teramano non ci sono significativi, ecco, siti, tolto naturalmente quelli dove ci possono essere dei maggiori assembramenti che naturalmente vengono individuati, insomma. Ma in termini pratici in cosa consiste questo livello 2? Una perdita, magari la gente è preoccupata anche per una perdita della privacy? No, assolutamente no. È una maggiore attenzione e quindi una maggiore vigilanza dalle parti delle forze di polizia. Anzi, proprio ecco, in questi casi magari ci può essere una maggiore paura delle persone verso, no, determinate etnie, eccetera. Ecco, io volevo appunto rimarcare a questo punto che la provincia di Teramo gestisce da un anno e mezzo 500 immigrati come media, finora erano 1.500, poi tra andata e ritorno comunque attualmente come media sono stati sempre 500 e non hanno dato assolutamente problemi né di ordine pubblico né di altro, insomma, quindi, anzi si sono anche abbastanza integrati con la comunità locale. Ma lei ritiene che possiamo diventare davvero un obiettivo sensibile per attacchi terroristici? Ma sulla base di quello che è successo non è che ci sono, no? Gli attacchi terroristici sono attacchi che vengono fatti appunto per far vedere la potenza di un'organizzazione che arriva nel cuore appunto di un altro Stato. Ora da questo punto di vista se si eleva l'allerta e la sicurezza è chiaro che potrebbe succedere, ma insomma finora ecco, non ci sono veramente alcuni riferimenti che possono, almeno a livello appunto del Teramano, che possono far pensare a un qualcosa del genere. Certamente puoi mai dire mai, ma insomma se così non si potrebbe vivere più, ecco, se. Qui sta parlando anche per la sua esperienza professionale, appunto di uomo d'ordine, quindi non avverte particolari situazioni di pericolosità, insomma, diverse dallo standard, magari che hanno finora contraddistinto anche il lavoro da lei svolto. Sì, noi abbiamo fatto appunto delle riunioni, altre ne faremo, ma devo essere sincero, nel mio punto di vista, insomma, no, non si avverte. Certamente l'allerta deve essere alta, ma è stata alta anche in precedenza comunque. Cioè nei precedenti atti terroristici, quando abbiamo fatto appunto quel tipo di riunioni, abbiamo messo in campo determinate attività e finora devo dire che insomma è abbastanza tranquilla la situazione. A proposito di riunioni, c'è stata una riunione proprio ieri, un coordinamento tra le quattro prefetture all'Aquila. Sì, ieri abbiamo fatto una riunione coordinata dal prefetto dell'Aquila in quanto capoluogo di regione, ma questo rientra nella normativa normale che in caso appunto di particolare interesse si possono fare delle riunioni a livello appunto regionale anche per un confronto e per vedere con gli altri appunto colleghi che tipo di vigilanza viene messa in campo oppure di assumere ulteriori magari notizie che possono contribuire magari a elevare maggiormente. Non metteremo in campo nessun nuovo protocollo di sicurezza comunque. Ma guardi, noi un protocollo di sicurezza anche di antiterrorismo già ce l'abbiamo e l'abbiamo anche aggiornato già a giugno, quindi è abbastanza recente e l'abbiamo verificato e l'abbiamo confermato, insomma, quindi il protocollo esiste. Prefetto, che cosa ci dobbiamo attendere?
Ma guardi, quello che si deve attendere in futuro è che il discorso di allerta naturalmente rimane sempre. Io ritengo che le persone, ecco, bisogna avere un po' più di tranquillità, perché altrimenti se non si è tranquilli si possono verificare magari episodi spiacevoli. Ecco, noi l'ho detto, noi con gli immigrati finora non ce l'abbiamo mai avuto, eppure li stiamo gestendo. Nell'ambito della provincia di Ramana c'è un'alta percentuale di immigrati poi regolari che quindi vivono, si sono integrati. Abbiamo molti centri di cultura islamica che non hanno mai dato problemi. E per cui, ecco, mantenere proprio la calma in questo periodo. Ecco, il prefetto ci ha rassicurato, dobbiamo insomma mantenere la calma perché non accadrà nulla di particolare. Tosson aveva da ridire e da sorridere anche un po', no? No, no, vabbè, diciamo sono le dichiarazioni di un... di un uomo, diciamo, delle istituzioni. Delle istituzioni, che fa le sue dichiarazioni giustamente in funzione di quelle che sono la sua funzione. Però lui ha detto, insomma, c'è una comunità di immigrati che non dà problemi comunque, anzi. Ma diciamo che la comunità di immigrati... Tu che presente, sei un responsabile presente, tra l'altro dell'immigrazione. Sì, ma presente in Abruzzo in generale e nel Teramano in modo particolare, perché c'è un'alta percentuale di immigrati presenti sul territorio teramano, in particolar modo anche sulla costa, quando parliamo di Martinsicuro, Alba, Tortoreto e altro. Ma problemi, diciamo, in particolare non ci sono. I problemi sono legati ai problemi generali, diciamo, di una crisi economica che ha colpito tutti e di conseguenza... colpisce anche gli italiani. Non è che c'è una, ci sono dei problemi particolari. È chiaro, la questione integrazione e convivenza civile è sempre un tema vivo che va sempre alimentato, e la politica ha il dovere di in qualche modo di renderlo fruibile, renderlo fattibile. C'è Pulcini che scalpita da almeno 20 minuti. No, scalpita assolutamente, anche perché è stato un incontro, come dire, dove ci siamo tutti impegnati verso la ricerca del dialogo costruttivo, sicuramente. Io ritengo che la questione del potere nel mondo sia la questione centrale delle problematiche. Succederà qualcosa in Italia o non succederà? Per essere coerente con il mio pensiero, credo che non dipende da noi e non dipende nemmeno da Renzi e né da Angelino Alfano e così via. Perché poi quando queste cose avvengono purtroppo per mano altrui che ha i tentacoli dove non sappiamo dove arrivano, l'attentato in Mali che oggi viene rivendicato dall'ISIS, fino a poco tempo fa l'ISIS in Mali non c'era, insomma, quindi voglio dire che se da noi dovesse servire, tra virgolette, a qualche scopo che succeda qualcosa, e purtroppo dico probabilmente succederà. Mi diceva qualcuno, io non so se questa cosa è vera, che dopo gli attentati del 13 novembre in Francia pare c'è stato uno spostamento, questo non vuol dire niente, non è che è stato fatto per questa ragione, nei sondaggi uno spostamento di voti negli schieramenti italiani, pare che per esempio il Movimento 5 Stelle pare che abbia perso 5-6 punti in questo momento, poi si li recupererà. Voglio dire che queste azioni, chi le programma, io senza voler essere complottista, sa bene, non è che le fa, certo, così a caso, tanto per fare, per creare. Si fa, lo si. Allora che cosa dico io? Probabilmente l'anno prossimo c'è un certo interesse in Italia che è il nostro referendum per il cambiamento della nostra Costituzione. Questo è un argomento che sta molto a cuore a chi detiene il potere fuori dall'Italia, perché si vuole che in Italia questa Costituzione venga smantellata. Io purtroppo non sono d'accordo con
chi oggi sostiene il cambiamento della nostra Costituzione come la stanno facendo in questo momento. Ed è probabile che il referendum sarà incerto come risultato, ed è probabile che in quell'occasione potrebbe anche capitare qualcosa, perché poi di fronte a questi episodi di violenza, tipo l'attentato alla stazione di Bologna, creano emotività, e per cui anche l'espressione elettorale. Vabbè, torneremo a un periodo buio con le rime. Sembrava che io obiettassi a contraris con Serafino, siamo amici, mi posso permettere, ma sì. Pulcini. Invece c'è tutto un problema, e lui ha ragione, ha fatto bene a puntualizzarlo. Magari prima sembrava che fossi in disaccordo, non è così. C'è una problematica della politica italiana, europea e mondiale di subordinazione a poteri occulti e sotterranei, che si può chiamare, basta fare un esempio così la gente capisce. In questo momento c'è il presidente americano che vuole cambiare la legge sulle armi in America. Non riesce a cambiare la legge sulle armi in America. C'è oggettivamente una pressione sulla politica, e guardate che quando è stato scelto anche un certo sistema elettorale è stato anche voluto, perché come dice Serafino, e finisco, una volta c'erano partiti più forti, chiunque governasse, adesso una maggioranza e un'altra può essere cambiata con un intervento economico, bastano due editoriali del Corriere della Sera, a cui poi risponde magari il Sole 24 Ore e indirizza, si spostano, perché in Italia spesso le due coalizioni che adesso sono tre, si sposta la vittoria, e specie nell'ottica dell'Italicum, dove ancora non si sa bene quali saranno poi le varie estrinsecazioni di questo, del ballottaggio o meno, oggettivamente una capacità di inerire sulla società civile e indirizzarla, e chi può indirizzare, chi ha in mano l'informazione o la sa organizzare, e questo deriva anche da forti poteri economici. Quindi se prima c'è stato un mio intervento non è stato chiaro, ma le cose che dice l'onorevole Pulcini non sono fondate, sono coraggiose e ponderate. Per tornare anche al tema della sicurezza, tra paura e tolleranza, anche alla luce di quello che è stato detto nell'intervista del prefetto, quindi si capisce che comunque il nostro territorio è tranquillo, che c'è certo. I nostri amici immigrati. Non siamo un obiettivo, cioè, no. Sensibile. non penso. Anche perché però, c'è chi dice che se lì si dovesse arrivare a Teramo addirittura, cioè, starebbero messi male, no, al di là delle battute. Vabbè, no, ma comunque No, comunque anche il grado di integrazione anche degli immigrati nella società abruzzese è molto molto alto. Forse siamo stati aiutati dal fatto che abbiamo avuto, insomma, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa abruzzesi, che se non erano immigrati avevano degli immigrati in famiglia, quindi questa esperienza ha aiutato un po' l'integrazione. Però io mi sento di dire che per quanto riguarda gli immigrati di fede islamica viviamo in tutta tranquillità, quindi ci sentiamo integrati e vogliamo bene a, insomma, questa società che ci ha accolti e ci ha permesso di mettere su famiglia. I nostri figli sono nati qui, che si sentono totalmente italiani. Io ho due figli, e quando erano piccoli andavamo in vacanza in Marocco, e poi dopo una settimana dice: quando torniamo a casa? Cioè, siamo a casa? No, casa nostra è quella in Italia. Sì, non solo, ma cioè, voi pensate che mia figlia, la più piccola, costringeva tutti a vedere Rai Gulp, perché gli piacevano i cartoni, quindi voleva vedere solo Rai, quindi tutta la famiglia è costretta a sentire italiano tutta la giornata a casa. Quindi, io vorrei agganciarmi al discorso dell'imam, perché prima abbiamo scambiato alcune battute così. Cioè, è bene anche cominciare a ragionare in termini di Islam europeo e Islam italiano. Cioè, l'Islam non è un corpo estraneo alla società italiana,
è parte strutturale, è la seconda religione praticata in Italia e di conseguenza è giusto che anche l'Islam italiano comincia ad avere anche una sua identità ben precisa, legata ai nostri valori di democrazia, di libertà e di tolleranza. Io a tal proposito, prima però ho interrotto Pulcini, perché volevo far vedere un link demos, tra l'altro, di un'inchiesta, non so se la regia lo ha pronto, eccolo qui, qui si parlava, perché tu prima parlavi, qui si parla, ecco qui, gli elettori dei principali partiti, quello che pensano di quello che sta accadendo, insomma, gli atti di terrorismo, quindi è un atto di guerra, un atto di terrorismo. Allora c'è il PD, insomma, il 31% la pensa esattamente così. Poi come se scorriamo, esatto, come atto di guerra, poi se scorriamo ci sono in realtà il link prevede altri sondaggi su quello che sta accadendo, siamo tutti parigini, quindi ci sta, insomma, c'è una sorta di empatia con quello che è accaduto, ma io penso che sia anche naturale, perdonatemi questo appunto, forse non giusto avere, perché i morti sono tutti uguali e devono essere tutti uguali, però è chiaro che in Italia forse c'è stata più empatia, e lo dico soprattutto all'imam, nei confronti magari dei morti parigini piuttosto che quelli avvenuti altrove, magari anche sbagliando. Però che il giorno forse prima è anche naturale questo atteggiamento. C'è stato un attentato a Beirut, esatto, dove 40, sono morti 48, esatto, morti e 200 feriti. Purtroppo c'è una sorta di luogo geografico, no? Anche in questo, anche nelle morti, che non dovrebbe esserci, perché è chiaro che siamo tutti uguali. Ma qualcuno dice ancora però che c'è la strage dell'Airbus russo, sono morti, probabilmente è un attentato quello, sono vittime, sono... Esatto, sono... C'è una discriminazione anche in questo, no? Tra i morti, che è una cosa pazzesca, ma come si fa a pensare che uno che sia morto in un campo di concentramento della Siberia o ad Auschwitz sia diverso, esatto, da uno che muore attraversando il mare in una emigrazione forzata, certo, e voluta violentemente? Ma è pazzesco. Qui i media, e però, allora i media che i media cosa invece ci ripropongono? Perché ci ripropongono, qui sono responsabili i media, perché poi se propongono magari una cosa piuttosto che un'altra, è chiaro che poi c'è il senso di affezionamento nei confronti di quello che accade più vicino a noi, quindi è chiaro che siamo responsabili. Torniamo agli obiettivi, faccio vedere l'ultimo servizio, poi siamo in chiusura, si sta avvicinando il giubileo. Loreto, il santuario di Loreto potrebbe essere uno degli obiettivi fantomatici. Obiettivi da visitare, ISIS. Obiettivi da visitare. Vediamo l'ultimo servizio. La Scala Santa di Campli, c'è tutto. C'è anche Loreto, tra i luoghi simbolo del turismo religioso, sui quali sono stati rafforzati i presidi di sicurezza dopo gli atti di terrorismo che hanno sconvolto la Francia. Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano alla Camera. Gli altri siti presidiati sono Padova, Assisi e San Giovanni Rotondo. A Loreto si celebrerà dall'8 al 10 dicembre la festa della Venuta, mentre il 12 dicembre ci sarà l'apertura della Porta Santa per il Giubileo. Il Viminale è anche disposto ad innalzare la vigilanza su eventi con afflusso elevato di persone. E proprio a Loreto, sede di uno dei più importanti santuari mariani nel mondo, ci saranno ovviamente una serie di attenzioni. Non vogliamo creare allarmismi, chi ha la competenza saprà sicuramente gestire la situazione. È quanto specificato dall'assessore regionale al turismo delle Marche, Moreno Pieroni, annunciando che il 3 dicembre si riunirà il comitato promotore per il Giubileo nelle Marche, composto da Regione Ecclesiastica Marche, Regione Marche e ANCI. Li fa eco il prefetto di Ancona, Raffaele Cannizzaro. In previsione dell'anno del Giubileo, da tempo stiamo monitorando tutti i luoghi di culto della provincia, con particolare attenzione alla Santa Casa, perché sappiamo che potrebbe essere un obiettivo sensibile, spiega il prefetto. Dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Ancona, che si è svolta domenica, si è deciso di adottare misure di sicurezza straordinarie, più controlli su strada, nei luoghi più a rischio e a maggiore concentrazione di stranieri, nelle principali vie d'accesso al capoluogo. Porto e aeroporto verranno blindati con un'attività di ispezione di passeggeri e merce più stringenti. Massima allerta anche alla stazione ferroviaria, allo scopo di identificare individui sospetti. I servizi di sicurezza saranno quindi potenziati nei punti sensibili. Il primo della lista è proprio la Basilica di Loreto. Il primo della lista è la Basilica di Loreto, però ricordavi c'è anche la Scala Santa Campli, il Santuario di San Gabriele. Gli obiettivi sensibili sono
i posti di fede, a prescindere che è sconvolto anche questa teoria degli obiettivi sensibili, nel momento in cui vanno in un bistrò e uccidono i clienti, credo che anche questo, l'obiettivo sensibile, è una civiltà che vogliono abbattere, perché non è che non si può prevedere, nel momento in cui entrano in un bar, in un cinema, in un concerto, è il nostro modo di vivere, la nostra convivenza, il nostro quotidiano. Quindi è tutto. Il nostro quotidiano. Il vero problema è questo. Qual è la quota di libertà di cui ci dovremmo privare? Faccio un esempio, ma questo non è dovuto magari agli ultimi attentati. Dal 23 novembre al Tribunale di Teramo si entra con i metal detector e ci saranno dei giorni, alcune file incredibili, perché ci sono dei giorni dove l'unico tribunale della provincia di Teramo è praticamente affollato, basta guardare il parcheggio di fronte alla Madonna delle Grazie dove si trova il tribunale. Quindi, voglio dire, noi avremo, chi sta viaggiando adesso in aereo, ha ogni giorno difficoltà in più. Ci sono le difficoltà, l'altro giorno c'era lì per il concerto di Bob Dylan a Bologna, parliamo di cose che magari così attenzioniamo anche i giovani, per entrare al concerto di Bob Dylan è stato molto difficile perché sono stati i documenti, le cose, voglio dire, c'è una quota della nostra libertà della quale temporaneamente si ispirano per molto, sicuramente ci dovremmo privare, è anche una questione di nostra maturità ed è normale che la quota di cui ci priveremo noi sarà sempre più tranquillo anche la risposta del cittadino in genere quando avrà fiducia nelle istituzioni e quando le risposte saranno, voglio dire, a tutto campo. Però ripeto, quello che sta succedendo adesso, che noi da contemporanei stiamo vivendo una fase, una guerra, un qualcosa che non è mai successo in questa cruenza, perché secondo me è vero che ci sono sempre stati, ma c'erano dei lassi di tempo temporali che separavano un attentato da un altro. Probabilmente l'attentato la sera prima della era Beirut, gli attentati francesi, il Mali, c'è una, stiamo parlando di 5, 6, 7 giorni. C'è una strategia. Il problema è oggi essere consapevoli che bisogna agire finalmente, perché il problema non è di oggi o di ieri, ma sono anni che problema c'è, dove hanno subito per tanti anni la popolazione in Siria, in Iraq e altre parti del mondo in maniera pesante, dove l'Islam era la prima vittima di questi fanatici cosiddetti islamici. Oggi si tratta di capire quale strategia, quale visione noi dobbiamo dare, con coerenza, perché non possiamo da un lato dire dobbiamo combatterli, dall'altro lato dargli le armi. Al massimo questi possono tirare le pietre per quanto sono ignoranti, qualcuno a loro dà le armi, qualcuno dà il denaro, qualcuno appoggia. Allora bisogna cominciare a dire, signori miei, qua o da questa parte o dall'altra, e di conseguenza agire non solo militarmente ma anche culturalmente e politicamente per mettere fine a questa tragedia che la popolazione siriana e irachena vive da tanti anni, vive un modo di vivere. Ricordiamo anche che le prime vittime di questi terroristi sono stati i musulmani, decapitati in Iraq, in Siria, poi se la sono presa con i cristiani di quel posto. Hanno sconvolto il Medio Oriente, che io sono nato lì, ecco perché io tante immagino, cioè per me è naturale vedere quello, perché il Medio Oriente non è più Medio Oriente se non ci sono tutti questi componenti fondamentali della sua società. Cristiani, musulmani, ebrei, di tutte le confessioni. Cioè, io, il mio Medio Oriente era quello. Quando camminavo nelle strade di Damasco, ero piccolino, per me era quello, erano i quartieri, questa pluralità, questa ricchezza. Lo stesso tu pensa è che libero. Il mio sogno è di andare proprio in Medio Oriente, non riesco ad andarci, cioè vederlo, Gerusalemme, Damasco, vederlo diversamente, veramente mi rattrista. Ecco perché dico, guardate che quell'esperienza lì, nella sua positività, cioè bisogna cominciare a guardarla bene, perché la nostra Europa, la nostra Italia, piano piano, sta diventando multiculturale, multietnico. Quindi riusciremo ad andare oltre gli stereotipi. Mi permetto di aggiungere, collegandomi ai vari interventi, l'ultimo, ma anche sempre collegandomi all'intervento dell'onorevole Puccini, questa è un'occasione per risolvere i problemi del Medio Oriente.
Ma un consiglio che darei ai potenti del mondo, chiunque esso siano, quelli illuminati e che vogliono risolvere questi problemi, a fianco di queste decisioni, credo che una visione globale per risolvere i problemi del sud del mondo, che voglio dire il mondo occidentale è inferiore come numero, sia è molto più forte come ricchezza e altro, ma il sud del mondo non è solo l'Asia, il Medio Oriente, dove ci sono, ma c'è anche il problema dell'Africa. Va risolto questo e credo che sia una grande occasione. Grazie. Per stare in tema, io vorrei darvi questa notizia, poi ve la verificate. La banca centrale della Libia, quando c'era Gheddafi, era della Libia. Quella della Siria attualmente è ancora della Siria, quindi gli accordi che adesso forse ci saranno con l'intervento di Putin, che da diavolo fino a pochi tempo fa adesso sta rientrando un po' nella dialettica degli accordi e così via, probabilmente questi accordi si faranno, ma la banca centrale della Siria diventerà dagli stessi privato, padroni privato. Del privato, e questo è un aspetto del problema. Io mi auguro che non ci siano questi attacchi alle nostre chiese e al nostro patrimonio. Io non sono preparato ad argomentare sulle religioni, però se mi auguro che non sia vero quello che qualcuno sostiene oggi nei talk show, che non tutti gli attentatori, non tutti sono islamici. Era una frase della Fallaci. Diciamo, tutti gli estremisti in questo caso sono... Gli islamici sono terroristi, la ripeto io, ma tutti i terroristi sono islamici. Tra l'altro, non è italiano, tra l'altro, il termine, perché in realtà dobbiamo parlare di islamisti. Detto questo, il patrimonio artistico nostro, dal quale noi, secondo me, dobbiamo attingere e far sempre riferimento per fare oggi le scelte che ci deve venire incontro. Secondo me è opportuno che noi lo difendiamo. Siamo in chiusura, spero che abbiamo instaurato un dialogo obiettivo, speriamo il più obiettivo possibile, in questi tempi bui, che speriamo diventeranno meno bui per i prossimi mesi. Grazie ancora a Mustafa Bastami, portavoce della comunità islamica abruzzese, a Gian Donato Mora, coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia Abruzzo, Mahmoud Hosson, responsabile regionale del PD per le politiche dell'immigrazione, e a Serafino Puccini, ex parlamentare. Grazie a tutti, noi con l'approdo ci ritroveremo venerdì prossimo, sempre alle ore 21.